Buon pomeriggio, benvenuti nel cuore del centro storico di Tutignano, siamo nella biblioteca comunale, al nostro sindaco per i saluti in qualità di padrone di casa. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. È sempre un piacere essere qui in questa sala e trovarla ogni volta piena, ed è un piacere verificare l'utilità del lavoro. Simbolicamente credo che sia assolutamente positivo l'accoppiata della presentazione di questo importante volume in questa sala, per le ragioni che ho detto prima e per le ragioni proprio che esprimono la capacità che abbiamo manifestato nella realizzazione di questo volume. Un ringraziamento particolare a Piero Sisto e Alessandro Latezza, per il regalo che ci sta facendo, il secondo per il regalo della sua presenza a così breve distanza da una precedente che parlava di altri aspetti della nostra cittadina. Il volume che stasera viene presentato, ritengo una prima assoluta, parla appunto della nostra città, ma ritengo, per averlo sfogliato velocemente, con una modalità molto particolare, nel senso che unisce quello che è la memoria e la storia insieme con la contemporaneità, quindi con quello che sta accadendo. È un aspetto particolare e estremamente piacevole, è quello di aver collegato, come dire, la biblioteca a una serie di contenitori storici di Tutignano con quello che è oggi la Casa di Farinella, un progetto estremamente interessante che sicuramente avrà un suo futuro e al quale ha collaborato sempre Piero Sisto, montando al piano sotto di noi di questa magnifica biblioteca recuperata con tanta buona volontà questa mostra, la prima mostra sul Carnevale di Tutignano. Perché la Fondazione ha deciso di sostenere questa iniziativa? Diciamo che in un certo qual modo c'è un po' un conflitto di interessi. Quando il professor Sisto mi ha parlato di questa iniziativa, di questa proposta editoriale, insieme a lui discutevamo di questa cosa e ho capito che questo libro mi avrebbe aiutato nel mio lavoro, quello che faccio quotidianamente l'insegnante di scuola elementare. E come sapete, l'insegnante di scuola elementare è quello che poi alla fine introduce i piccoli alla storia, alla storia del proprio paese, alla conoscenza delle radici. Tutignano aveva già delle guide storiche che apprezzabilissime, sulle quali abbiamo lavorato tanti anni. Il libro del professor Sisto, chiaramente avendo una vena più facile, una vena più leggibile anche dai bambini di scuola elementare, mi ha attirato. E ecco il conflitto di interessi. Come presidente della Fondazione di Carnevale ho finanziato una operazione che poi mi avrebbe dato la possibilità di lavorare meglio come maestro. Buonasera a tutti. Mi fa ovviamente grande piacere, in realtà ho fatto un incontro un po' 10 giorni fa, di più, a Tutignano, che era altrettanto affollato e partecipato, e questo mi fa particolare piacere, perché io non sono più putignanese da molte generazioni, nel senso che bisogna andare indietro nel tempo. Mio padre è nato a Bari, mio nonno è nato a Bari, bisogna arrivare alla generazione originaria dell'azienda, la terza, quella della casa editrice, per ritrovare Tutignano, anche se poi i rincontri, come racconta anche il libro di Piero Sisto, sono stati frequenti
nel seguito della vicenda della terza. E ovviamente in primo luogo devo ringraziare caldamente gli amici Nicolis e Genco, con loro abbiamo alcuni trascorsi non di natura penale comuni, in nobili tentativi di costruire il progetto territoriale, che temo siano rimaste poi in cassetti della regione Puglia, temo, ma qualcuno l'abbiamo recuperato, perché lì c'è un grande sforzo di idee. Mi sono occupato attivamente con il sindaco di una materia affascinante come il tema dello smaltimento dei rifiuti, materie di alta cultura, ma molto istruttive, devo dire, su quelli che sono i problemi non di Putignano, ma del nostro paese in generale. E ringrazio veramente molto il professor Laira, la Fondazione Carnevale di Putignano, per aver sostenuto questa iniziativa, per una forma di orgoglio e di simpatia che credo tutti quanti comprenderete. Sono particolarmente grato agli amici Conte Giacomo e comunque alle imprese che hanno dimostrato in questa maniera di avere grande amore per questa città, al di là del fatto che lo testimoniano quotidianamente, ovviamente, con il lavoro che portano avanti discretamente bene, così evitiamo, per essere scaramantici. Mi fa piacere tantissimo, grazie per l'invito, e l'occasione è propizia per sentirmi quantomeno di casa, non fosse altro per quella proprietà transitiva che passa appunto attraverso la commissione istruzione pubblica, così come viene chiamata al Senato, e beni culturali di Palazzo Madama, dove fra l'altro il carnevale, io ritengo in maniera originale e quindi anche straordinariamente nuova, è stato riconosciuto come festa italiana da preservare, da valorizzare, e questa edizione trova dignità nell'ambito del decreto Valore Cultura licenziato appena qualche mese fa, in autunno scorso. È la prima volta in cui un fattore determinante della tradizione italiana, io direi italica, visto che poi i primordi risalgono appunto alle feste pagane, trova questo decoro e questa dignità che può essere foriera di ulteriori sviluppi da ogni punto di vista, sia dal punto di vista della conoscenza, sia dal punto di vista della trasmissione dei saperi, ma anche per essere un po' consoni alla patria putignano, che guarda molto agli affari e fa bene, un periodo in cui è importante guardare agli affari, possa trovare anche una convenienza di natura economica, qui possa contribuire, così come è stato ben detto anche dal dottor Laterza, possa trovare una maniera per poter aumentare il PIL, rendere i territori protagonisti, rendere i territori in grado di autogenerarsi in un momento in cui appunto dai territori si chiede moltissimo, perché straordinariamente e direi anche paradossalmente in una vita in cui si valorizza la globalizzazione tornano protagonisti i territori. E ora invece veniamo a qualche considerazione che voglio fare su questo libro. Voglio incominciare dal paratesto, ovvero voglio incominciare da quello che sta intorno al testo e al racconto vero e proprio, a partire dalla bella copertina disegnata da Nicola Genco, che a mio avviso... Nicola Genco chi? Che illustra e riassume molto bene, secondo me, il senso, il titolo, il significato di questo libro, con l'immagine di una cassa armonica, delle luminarie, con l'immagine di una banda e di Farinella appoggiato a questa cassa armonica, e quindi l'intreccio fra sacro e profano che caratterizza un po', a mio avviso, la cultura e la tradizione di Putignano. Un intreccio che è sottolineato dalla compresenza in questo disegno
di confratelli veri e di sedicenti confratelli come sono i soci dell'Accademia dei Cornuti, di cui abbiamo qui un grande esemplare, l'esemplare maggiore. E poi ancora nello stesso disegno l'immagine di un propaginante è facilmente riconoscibile in Cosimino, robusto e baffuto, travestito per l'occasione da donna, in compagnia di una sposa. Questa sposa è il simbolo ovviamente della tradizione manifatturiera di Putignano. Non a caso, forse nella prima pagina del libro, mi è piaciuto definire Putignano il paese della festa e del carnevale, dell'artigianato e della piccola industria. E poi in epigrafe, sempre rimanendo nel paratesto, ho voluto riportare un brano tratto da Un popolo di formiche di Tommaso Fiore, dove lo scrittore altamurano sottolineava l'asprezza, la durezza del nostro territorio, ma nello stesso tempo la laboriosità, la tenacia di questa gente che era riuscita a trasformare questo territorio e a fare delle cose che Tommaso Fiore definiva da giganti, proprio per sottolineare questo grande impegno e questa grande tenacia della nostra gente. E poi a conclusione del racconto una piccola pagina di ringraziamenti. Sono state già citate le aziende, gli enti che hanno contribuito a questa iniziativa, io invece voglio citare ad uno gli amici, le persone che poi hanno creduto in questa nostra impresa, ovvero Cesare e Fabio Conte Giacomo, Cesare Conte Giacomo Junior, Nico e Teresa Fiume, Giuseppe e Nicola Genco, Stefano Genco, Sandro Mele, Primo Scalini e Franco Laira, che ringrazio doppiamente perché non solo ha contribuito economicamente in maniera doppia, ma come diceva ha probabilmente creduto in questa cosa sia come presidente della fondazione, sia come insegnante, come docente e come educatore.